Esatto. Siamo con Teo Soragna, che non ha bisogno di presentazioni, dopo lo Star Game Beko 2016. Teo, come ti è sembrato questo Star Game? Hai fatto anche il giudice, il devi combatto durante la telecronaca, cosa pensi? Ma l'obiettivo di queste giornate è proprio ridere, divertirsi e apprezzare la pallacanestro in un modo diverso. Credo che l'obiettivo sia stato raggiunto, c'era tantissima gente, si sono divertiti tutti, c'è stato spettacolo, anche un po' di sangue, quindi alla fine abbiamo visto tutto. Cosa pensi di una piazza come Trento, una piazza abbastanza giovane per il basket? Cosa può significare questo Star Game? Qual è il tuo punto di vista? Trento già nel passato ha ospitato la nazionale, ora cerca di fare gli All-Star Game, è una città che sta organizzandosi, che sta facendo molto bene perché stanno facendo un grande lavoro, si sta consolidando anche a livello europeo, hanno una grande progettazione, lo fanno molto molto bene. E ultimissima, quali sono le tue favorite per la Serie A e per l'Eurolega? Visto adesso, che commenti. Adesso è difficilissimo, diciamo però che le squadre che stanno facendo la Coppa adesso probabilmente saranno quelle che si giocheranno poi i primi posti del campionato. Per l'Eurolega diciamo che Zesca e Fenerbahce potrebbero uscire alla grande. Grazie.